Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa meravigliosa puntata di Loretta Fire Channel. Oggi soltanto per voi in diretta raga, il martedì 26 ottobre 2021, data in cui Catania è stata totalmente allagata. Io e Chiara siamo a casuccia e stiamo facendo delle ricette dolci. Come avete visto in precedenza, potete vedere un po' delle mie ricette. Questa volta sono ricette nuove, quindi ve lo voglio far vedere sinceramente. Allora, faremo delle crostate al cioccolato, insomma, fatta di cacao. Poi faremo delle polline fritte dolci, che poi vi farò vedere. Non mi ricordo cosa dobbiamo fare, basta così. Comunque, vi faccio vedere un po' gli ingredienti. Qua c'è la ricetta. Lievito, in questo caso bergamot, vari attrezzini, burro, zucchero, 5 uova, cacao e niente, la frusta. Adesso misuriamo tutto e facciamo tutto. Perché gira dal contrario? Non lo so. Sto cercando di dimagrire oggi, però queste sono cose fatte in casa, quindi alla fine ci sta. Ho mangiato delle mandorle. Niente. Ci vediamo dopo. Andiamo a fare la pasta crolla. Quindi, sporca di le mani. Mi sporco le mani io. Devi Zucchero, impastare. ok. Impasta fino a quando non si scioglie. Zucchero e burro, no? Sì. Ma forse non conveniva metterlo in una padella, scioglierlo un po'. Deve essere pastoso. Stiamo facendo una frolla. Lei la chef, io sono l'aiuto chef. Madonna, l'odore del burro è una cosa che mi riporta all'infanzia. Qualche volta se voglio mangiare la pasta col burro. Ti piace? La pastina mangiamo. No, pastina. La pasta proprio. I maccheroni. Non mangio pasta col burro da una vita. Mi piaceva da piccola. Le pennette. E mi ricordo le mie cugine di Ragusa, che vi saluto se guardate questo video. Mi ricordo una volta che mia zia Nella ci aveva fatto a tutti la pasta col burro, che loro ne uscivano pazzi, ovviamente la Ragusa e il burro pure quello, no? Fatto proprio con le mucche, cose, no? Quello originale. Ma burro, ma non così, pezzi e pezzi di tavolozza. E mi ricordo Peruccia che alla fine della pasta gli era rimasto un pezzo grosso di burro nel piatto. Mamma, dammi il pane che me lo mangio. Volevo vomitare, però è stata una bella scena. Gli è piaciuto. Beh, è un po' nauseante il burro, dopo un po' di nausea, però non è che me la devi mangiare, non so, con dei chili di pasta. Che cosa me lo devo fare? La voi non riuscite a vederlo, se le inquadro un pochino. Dai, è acceso. Guarda com'è diventato. Dovresti farlo a mano, a chiamare un po' di più. A palla? Una palla devo fare? A mano, a chiamare non vuol dire fare la palla. Vabbè, ma non te lo faccio attaccare, no? Ah, del cuccioletto, un morbidino. Che bello, la sensazione è bellissima. Aiuto. Ok, questo accade, ci vediamo dopo. Abbiamo messo un uovo. Allora ragazzi, guardate voi questa palla di questa palla di buono. Ho sentito l'odore insieme a me. Adesso la andiamo a riposare in frigo. E niente, ci vediamo dopo. Allora raga, adesso stiamo facendo la crema per la nostra crostata. Quindi abbiamo messo i 4 tuorli, 150 di zucchero e il latte che sta bollendo. Tra un poco metteremo il cacao.
magia. Una nonna da sposare. Oh, questa non è bussata. Avanti, la nonna l'ho bussata. Guardate com'è spumosa, spumeggiante. Poi aggiungeremo la farina, sempre di camut e il cacao. Ma perché ci manca l'amido di mais? Esatto. Quindi ci vediamo però stavolta per dopo con tutta la crostata finale, vi farò vedere. Allora ragazzuoli, faccio vedere un attimino la parte finale. Eccola qua, questa è la nostra crostatina. In realtà purtroppo non ci è bastato per fare il pezzo di sopra come quantità. Poi metteremo, penso, la cremina che vi ho fatto vedere di sopra e niente. Questa puntata della crostata finisce qui. L'ho assaggiata prima e è veramente buonissima. C'è Chiele che vi saluta. Ah, io mi ero rubato la ciabatta. E niente, questa prima puntata di In Cucina con Loretta e Chiara finisce qui. Ora ci vediamo la seconda puntata, che sto girando sempre questa giornata, che faremo queste palline dolcine. Fritto mi pare.